Abbiamo voluto, in occasione di Euroflora e cogliendo il fatto che questo è l'anno dedicato al cibo, approfondire il cibo ma attraverso le sue riproduzioni, quello che le tecniche artistiche permettono di realizzare per illudere di una presenza che in realtà è solo data appunto dalla capacità virtuosistica di chi produce un oggetto che sembra a tutti gli effetti vero. E la cartapesta in questo è veramente straordinaria. Gli esempi di Alessandro Barbella che presentiamo colgono veramente lo stupore di tutti coloro che li osservano e riprendono una tradizione antichissima che abbiamo voluto sottolineare proprio in questa occasione, una tradizione di altissimo livello. È un materiale molto duttile la cartapesta, è un materiale diciamo molto semplice da realizzare, però i procedimenti sono molto lunghi. Diciamo che la volontà è quella proprio di simulare quasi i processi naturali, cioè simulare la decantazione degli strati, no? In questo caso sono tutti strati pittorici, sono velature di colore quindi leggerissimo, velature a tempera con una tempera particolare, una tempera che è ricavata da una colla animale e da delle polveri colorate. Il segreto è questo, cioè non ci sono segreti in realtà. La questione è quella di non usare colori prefabbricati, ma di fabbricarsi il colore, prefabbricare il colore sul momento. I tempi sono lunghissimi perché richiedono della l'asciugatura e quindi il tempo secco, il calore. Molto spesso viene aggiunto cera per dare questa consistenza quasi organica, diciamo. Quindi il risultato alla fine è sorprendente proprio perché si avvicina alla natura. Allora, visto l'entusiasmo che questa presentazione ha suscitato nel pubblico, abbiamo ritenuto fosse una buona proposta prolungare la presentazione fino a sabato 12 maggio. Sì, Alessandra Barbella insegna al Barabino, ma io la conosco perché mi è sempre piaciuta come pittrice e soprattutto per le incisioni che fa. Lei fa parte, credo, dalla fondazione dell'associazione Incisori Liguri e partecipa tutti gli anni alla rassegna collettiva annuale, ma le sue si notano particolarmente. Ah, beh, questo è un aspetto che conoscevo meno, ma che mi ha sorpreso tantissimo, anzi la conoscevo come pittrice, ma come fare questi lavori che sono di una verosimiglianza e hanno anche qualcosa di antico.